Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi con noi l'attaccante della CeSport Italia, Gilberto Giello. Ciao Gilberto, benvenuto, è un piacere averti in nostra compagnia. Buongiorno, grazie per l'invito a questa intervista. Allora, partiamo da quella che è stata la prova di sabato. Prestazione e performance di forza della CeSport che viola la Scuderia e batte per la seconda volta l'Etna Waterpolo. Come possiamo valutare la prestazione di sabato? Allora, innanzitutto una grandissima partita da parte appunto della compagine CeSport contro una formazione che a inizio anno aveva dichiarato che i playoff fossero appunto l'obiettivo stagionale. Quindi diciamo che già era stato un miracolo, diciamo, inizialmente nel girone di andata batterli all'ultimo secondo con Fabio, e non ci aspettavamo assolutamente di venire qui a Catania nella Scuderi, che sappiamo che è un grandissimo fortino, e già abbiamo avuto l'esperienza contro la Brizza che non siamo riusciti a passare, ma abbiamo ottenuto solo un pareggio. Quindi siamo assolutamente molto contenti della prestazione fatta contro l'Etna, che appunto aveva ragazzi più grandi con più esperienza, tra cui uno appunto possiamo citare Riolo, che inizialmente non doveva giocare, ma che poi dopo appunto ha giocato e ha scaturito in noi più grinta e voglia di vincere e battere e qualificarci come primi in questo girone competitivo. Quali sono gli aspetti del gioco su cui a tuo avviso il gruppo può ancora lavorare per migliorare ulteriormente il suo rendimento? Allora, sicuramente in difesa. La difesa è il nostro punto debole perché a volte non riusciamo a trovare i sincronismi giusti e altre volte invece se siamo compatti riusciamo a battere qualsiasi attacco di qualsiasi squadra. Cioè, non proprio qualsiasi, ma anche Date le fastidio anche a compagini più tanti forti. avversari più attrezzati. Dai, mettiamola Assolutamente. così. Esatto, anche in allenamento proviamo con squadre più forti, più grandi e di solito riusciamo a metterli in difficoltà o quantomeno a rendere la vita un po' più complicata. Quindi anche, soprattutto con l'Etna, ma anche come abbiamo visto nelle partite precedenti, contro l'Ossidiana e il Briz, la difesa va migliorata sempre di più. E parlo soprattutto in prima persona, purtroppo sono stato artefice di errori abbastanza evidenti. E che hanno creato naturalmente nell'animo della squadra a volte, come posso dire, Difficoltà, un po' di sì, difficoltà. Che assolutamente, molte difficoltà. cosa significa per un gruppo così giovane e che probabilmente a inizio stagione era dalla quasi totalità degli addetti ai lavori accreditato per l'ultimo posto nel girone di un playout per lottare per la salvezza, aver vinto il gruppo ed essersi qualificati ai playoff? Ricordiamolo che siete un organico composto da 10 under e 3 soli senior. Sì, assolutamente. Inizialmente la voce che girava era che la CeSport puntava alla salvezza e che era difficile comunque arrivarci, visto le squadre del girone. Ma così come hanno detto anche nel comunicato stampa che è stato pubblicato dopo la partita, la nostra parola d'ordine o la nostra parola chiave appunto è la serenità. Abbiamo affrontato partita per partita sempre con serenità, fiducia nei nostri mezzi, fiducia e intesa tra di noi e per fortuna siamo riusciti a raggiungere il nostro primo obiettivo, ossia la salvezza. E poi dopo, una volta trovateci lì in questo punto della classifica, in questo arco temporale ben definito, naturalmente ci siamo messi come obiettivo appunto raggiungere i playoff e per fortuna ci siamo riusciti e naturalmente siamo contentissimi di esserci riusciti come primi del girone e quindi come vincitori del girone 7. Che tipo di lavoro? Adesso, giova ricordarlo, ci saranno un po' di giorni a vostra disposizione perché nella quinta giornata di regular season voi riposate. Per cui ti chiedo che tipo di lavoro svolgerete da qui fino a gara 1 di semifinale playoff? Allora, innanzitutto bisogna ricordare che sabato avremo un recupero di giornata contro il È Crotone, vero, è vero, quindi per bravo. fortuna non ci fermiamo per così tanto tempo e riusciremo a vedere già i miglioramenti che avremo in settimana contro, appunto, contro sabato a Crotone, a Cosenza se non mi sbaglio, contro il Crotone. Quindi già inizialmente lì potremo vedere appunto i miglioramenti, ma fino all'andata della semifinale playoff naturalmente avremo molto più tempo e ci concentreremo su molti meccanismi, soprattutto in difesa, che ci aiuteranno e ci sono sicuro che serviranno a
appunto fare una partita migliore o adatta contro l'avversario, che sappiamo è un avversario abbastanza ostico. Quello che ci sarà sicuramente durante tutto appunto il da farsi e il tempo che vi è tra ora e quando appunto svolgeremo la semifinale di andata ai playoff è appunto concentrazione e voglia di dimostrare e fare. E affronterete nel primo turno degli spareggi per la promozione la seconda del girone 8, la Waterpolo Palermo. Che partita possiamo aspettarci in gara 1? Ricordiamo che Sì, giocherete le prime, la gara 1 e l'eventuale gara 3 alla Scandone. assolutamente. Siamo molto contenti appunto di giocare alla Scandone perché, come hai visto fino ad ora, per fortuna non abbiamo mai perso e si è sempre dimostrato appunto una piscina scomoda per gli avversari. Sulla seconda del girone 8 che si qualificherà e ci scontrerà, non so che dire anche perché non conosco bene l'avversario. Sono sicuro che sarà una partita lottata sotto tutti i punti di vista e ognuna delle due compagini darà il meglio di sé per arrivare alla finale playoff. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Quali saranno, a tuo avviso, i fattori decisivi per provare a centrare il passaggio del turno? Ricordiamo, ripeto, che dalla vostra parte c'è sicuramente l'esuberanza di un gruppo di giovani e magari c'è la fame di chi, come si suol dire, vuole sempre qualcosa in più perché si dice che l'appetito viene mangiando. Sì, assolutamente. Anzi, così come ci sono dei punti di vantaggio, ci sono anche degli svantaggi in una compagine molto giovane. Così come siamo molto felici, molto entusiasti del cammino fatto, dobbiamo sempre rimanere concentrati e aspettare appunto che arrivino questi playoff per viverli al meglio. Ma d'altra parte, purtroppo, siamo tutti giovani, non abbiamo queste esperienze, non sappiamo come si giocano dei playoff, non sappiamo come sono le partite, il pubblico che ci sia o che non ci sia e quindi diciamo che ci affidiamo un poco alla voglia di fare, ma comunque terremo gli occhi aperti contro le compagini più difficili e complicate. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Gilberto Gello per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Gilberto, grazie. Grazie e arrivederci.